Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Dal titolo avrete capito che oggi vi faccio un beauty haul. Ebbene sì, negli ultimi mesi ho collezionato un po' di cosette che ho acquistato da Sephora, da Limoni, da Tamiyama, eccetera eccetera. E quindi ho deciso di raggrupparli tutti in questo beauty haul. Vado di fretta perché ho tantissime cose, dopo se no mi dilungo come sempre. Quindi partiamo da questo sacchetto Sephora. Gli acquisti che vedrete adesso, ripeto, non sono stati fatti nel giro di una settimana, bensì nel giro di almeno un paio di mesi, quindi non allarmatevi. Allora, partiamo subito con la maschera. Ne sento sempre parlare benissimo di queste maschere, quindi ho voluto provarle. Ho voluto provare questa qui al tè verde. Sono le maschere quelle in tessuto, quindi usa e getta, e diciamo che per essere una maschera che fai una volta e poi la butti, ha un prezzo abbastanza altino, siamo sui 4 euro, però vabbè, per una volta ogni tanto ci si può regalare anche uno sfizio, e quindi io non vedo l'ora di provarla, essendo fissata con le maschere ultimamente. Poi ho acquistato 3 prodotti Too Faced, 2 sono melted, ossia i rossetti liquidi di Too Faced. Io sono innamorata di questo prodotto, veramente, ne ho altri 3, se non sbaglio, sì, di cui uno ve l'ho anche recensito sul blog ed è il Melted Fuchsia, quindi se vi interessa trovate nell'info box il link al mio blog. E ho deciso di prendere questo, è un acquisto recentissimo ed è il Melted Fig, quindi diciamo un colore abbastanza neutro, è un come posso definirlo, un malva che però rimane abbastanza leggero sulle labbra, non è bello intenso come il Melted Candy, che invece è della famiglia dei fucsia, penso. Bello intenso, quindi decisamente molto estivo, che non vedo l'ora anche di utilizzare. Melted, davvero davvero ottimi. Niente, ottimi. Poi invece un prodotto nuovo che non ho mai provato è la Chocolate Soleil. Ho preso la versione medium, quindi tra le 3 uscite quella media. Mi sono fatta consigliare dalla ragazza perché ero indecisa se prendere questa o la versione più scura, però la versione più scura era veramente aranciata e mi avrebbe fatto sicuramente una faccia da pagliaccio, e quindi ho preso questa qui. Volevo un bronzer perché di bronzer non ne ho nessuno, e siccome ne ho sempre sentito parlare benissimo di questo, ho detto vabbè, proviamolo. E poi profuma davvero di cioccolato, di cacao, anzi cioccolato cacao uguale, non vedo l'ora di usarlo. Ultimo acquisto è questa tinta labbra, questo rossetto liquido, non so mai come chiamarli, di Sephora. Come per i Melted, ho una fissa anche per questo prodotto Sephora, ne ho diversi e spero che arrivino qui in Italia tutti i colori che esistono in America, perché io veramente lo adoro. Ho deciso di prendere la 03, la Strawberry Kissed, dopo averla vista nel video di Carlotta Cherry Pandemonium, e niente, io li adoro. Ne ho parlato sul blog, ho fatto 2 post dedicati a questo prodotto, una è l'Always Red, l'altra Marvelous Mauve, quindi se vi interessa sapere cosa ne penso, trovate sempre il link qui nell'info box. Poi passiamo a 2 acquisti Smashbox. Io ultimamente mi sto molto avvicinando a questa marca. Mi piace perché trovo che sia di ottima qualità, anche se il prezzo ovviamente non è per niente basso. Diciamo che siamo sul medio-alto. Medio-alto. Il primo è il Photo Finish Primer Water, quindi il loro nuovissimo primer viso, che è sotto forma di spray, quindi diciamo che può essere definita come un acqua primer, e l'ho acquistata da Limoni.
Infatti Smashbox è un marchio esclusivo limoni e la gardenia, quindi li potrete trovare solo ed esclusivamente lì. Va benissimo come primer, va benissimo per fissare il trucco, ma anche per rinfrescare il viso. Infatti nella confezione, in alto c'è scritto, ogni tanto si trovano dei consigli, e il consiglio è quello di tenerlo in frigo per una maggiore, per un maggiore effetto rinfrescante. Io ancora appunto non l'ho provato perché sto terminando il mio Fix Plus, ma non vedo l'ora di provarlo. Ultimo acquisto, Smashbox, l'ho fatto, sul loro sito, sul sito italiano Smashbox. Smashbox.it, perché è un'esclusiva, ma è anche una limited edition, appunto del sito italiano, quindi purtroppo nei negozi non si può trovare. È una palettina di blush, si chiama la Cushion Palette, Blush Palette, ed è composta da, se ce la faccio, da questo schermo super gigante e da 6 cialdine, che sono 4 blush, un bronzer e un illuminante. Io ultimamente sono in fissa con i blush e quando l'ho vista su Instagram me ne sono innamorata e non vedevo l'ora di poterla acquistare anche qui in Italia. Davvero stupenda. Ora vi voglio parlare di alcuni regalini from United States. La mia amica Francesca di recente è stata negli Stati Uniti. E sapendo che ho una grandissima passione per il make-up, ha deciso di portarmi quattro regalini. Il primo è ovviamente una tinta Sephora. Io desideravo tantissimo la African Violet, il numero 12, ma purtroppo, appunto, come vi ho detto prima, non sono tutte disponibili qui in Italia e quindi ha dovuto veramente fare il giro del mondo per avere questa, perché era sold out in tutti gli stores, e quindi io la ringrazio tantissimo perché mi ha fatto un grandissimo regalo. Io l'adoro e non vedo l'ora di utilizzarlo. E poi finalmente posso provare anch'io alcuni prodotti Kat Von D. Ne ho sempre sentito parlare benissimo, tutte le guru americane sono in fissa con questa benedetta Kat Von D e posso capirne il perché. Questi prodotti sono eccezionali, specialmente questo, il Tattoo Liner in Trooper, quindi la colorazione nera, è qualcosa di fantasmagorico, veramente stupendo. E queste due tinte sono a dir poco meravigliose. Le colorazioni che mi ha scelto sono LUV, quindi Love, che è questo bellissimo viola acceso. Ultimamente sono in fissa un po' con i viola. E la Bauhau, che non so come si pronuncia. Ed è questo bellissimo magenta. Io veramente. Kat Von D, ma quando arrivi in Italia? Grazie Franci, davvero, grazie di cuore. Grazie, grazie, grazie. Poi sono passata un paio di mesi fa anche da Tamiama a Milano, quindi saluto Elena. Ciao Elena! E ho deciso di acquistare tre dei Diva Grime, dei Diva Crime usciti qualche mese fa di Nabla Cosmetics. Io adoro Nabla, adoro Daniele e sono davvero contenta di quello che lui è riuscito a realizzare in questi anni. Nabla è un marchio ottimo, veramente, a prezzi super accessibili, ma la qualità è mille volte elevata, cioè veramente ha una qualità pazzesca. Io questi rossetti ancora non li ho voluti aprire perché sinceramente non volevo rovinarli, volevo parlarne magari sul blog per quello che non li ho ancora sbocciati. I colori che ho scelto sono Vertigo, Rouge Mon Amour e Across the Universe, ma vorrei tanto, quindi ampliare la mia collezione con Domina, Ombre Rose, se si chiama così, e Alter Ego. Davvero, ne ho sentito parlare benissimo e quindi non vedo l'ora di indossarle sulle labbra. Grande Dani!
Ultimo giro di shopping l'ho fatto da Lillapois. Per chi non conoscesse questo negozio, è una specie di Tigotà acqua e sapone, quindi se vogliamo definirlo un drugstore all'italiana. E non ci sono tantissimi negozi in Italia, io fino a un paio di mesi fa non sapevo neanche dell'esistenza di questo negozio, però ha quello, almeno quello che c'è a Romolo, quindi a Milano, ha lo stand di Essence e Catrice lungo 3 metri, woo! Yeah! E quindi ha anche dei prodottini esclusivi. Io è Catrice, faccio fatica a trovarlo perché di solito si trova all'interno dei coin, però io i coin non ce li ho vicini, quindi non ci vado molto spesso, mentre Essence ce l'ho praticamente dietro casa. Quindi quando ho trovato lo stand Catrice ne ho dovuto approfittare. Allora, ho acquistato questo applicatore di ciglia finte, perché dovete sapere che a me piace indossare le ciglia finte ogni tanto. Il problema è che quando indosso una ciglia finta, quindi la prima ciglia finta, mi fa smadonnare veramente perché non riesco mai a ficcarla. Mentre quando indosso la seconda, poi, il gioco così per me è niente, cioè l'applico così come se fosse niente. Allora ho detto vabbè, proviamo a prendere questo per facilitarmi la cosa, vedremo se mi aiuterà. Boh, io ho provato a utilizzarlo però non ero ben concentrata, quindi devo dargli un'altra chance, quindi questo. Poi altro prodotto Catrice è questo blush, che è la Limited Edition Under 3 Defining Duo Blush colore Meat Cherry. Se non sbaglio fa parte di una Limited Edition, come ovviamente c'è scritto dietro, però non so quale, perché appunto non essendo molto aggiornata sulle collezioni Catrice non so aiutarvi. Però l'ho preso recentemente, quindi dovreste ancora trovarlo. Ed è un duo blush, quindi c'è una parte più scura e una parte più chiara. Io non l'ho ancora provato perché appunto stavo aspettando di fare questo video, ma come vi ho già detto, io sono in fissa con i blush, con le maschere, e quindi ho detto proviamo un prodotto Catrice per le guanciotte. Poi vediamo se c'è qualcos'altro di Catrice. Sì, l'ultimo prodotto Catrice è questo rossetto liquido, chiamiamolo così, e si chiama appunto Made to Stay Smoothing Lip Polish. La colorazione è la 050 ed è una specie di rosso magenta. Io volevo la versione fucsia ma era terminata, quindi ho detto vabbè, proviamo questo. E sembra abbastanza resistente perché quando l'ho provato sulla mano, quando l'ho sguacciato, ha fatto veramente fatica a venire via, quindi spero che resista sulle labbra, e non è per niente matte, rimane sulle labbra lucido. Quindi da provare assolutamente. Tinta per labbra, comunque c'è scritto. Ora passiamo invece agli acquisti Essence. Il primo acquisto è questa, che fa parte delle Minis to Go. Io appunto questa diciamo collezione, che sono diciamo tutti i set da viaggio, quindi anche le mini taglie, non l'ho mai vista da Essence, ma solo in questo stand da 3 metri, quindi penso che sia appunto un'esclusiva. E ho deciso di prendere il gel igienizzante per le mani, perché comunque è sempre comodo da tenere in borsetta. Fatemi sapere se voi lo trovate nei vostri punti Essence, questa Minis to Go, perché io appunto l'ho vista solo lì da Lillapois. Passiamo ora invece a tre pennelli. Io sto praticamente terminando la collezione dei nuovi pennelli Essence, perché mi piacciono un sacco, sono colorati, sono teneri, non costano tantissimo, anzi costano veramente una cavolata, e quindi vabbè, ho deciso di collezionarli. Sul blog ve ne ho parlato, diciamo, vi ho parlato della versione precedente, quindi quella diciamo nera con le setole colorate. Se vi può interessare trovate sempre il link nell'info box, e se vi può interessare potrei parlarvi anche di questi. Mi manca solo la versione, il pennello, quello diciamo tagliato, sempre da blush, che è quello rosa, quindi di questo colore, e mi manca il cavuchino, che però mi sembra che nella versione normale non esiste, cioè nella versione vecchia non esistesse, quindi mi mancano questi due e penso di averli collezionati tutti.
In più ho voluto prendere questo che fa parte invece di una delle ultime collezioni uscite, che è la Brit Tea, ed è un pennello, diciamo, a due, con due punte. Niente, mi piaceva perché era rosa, quindi l'ho voluto acquistare. Ultimi due prodottini Essence e poi abbiamo terminato con tutto, penso, sì, penso di avervi parlato di tutto. E una è la All About Matte, All About Matte, ed è la Compact Powder, quindi la cipria fissante, diciamo che è una specie di best seller tra i prodotti Essence e io l'ho voluta prendere perché da tenere, cioè, per i ritocchi in borsa, volevo una cipria compatta e ho acquistato anche il pennello, quindi appunto da tenere in borsetta per i ritocchi. Non l'ho mai utilizzata, ma ne ho sempre sentito parlare bene, quindi speriamo non mi deluda. Ultimo prodotto è il Make Me Brow, quindi il gel colorato per le sopracciglia. Dovrebbe essere la falsa riga, sulla falsa riga del Gimme Brow di Benefit, ma costa un decimo. Io ho preso la colorazione più chiara, ce ne esistono due, ho preso la Blondie Brows, ma ho sbagliato, devo prendere la versione più scura, però vabbè, la utilizzo qua all'inizio delle sopracciglia, quindi penso che vada bene lo stesso. L'ho utilizzata appunto già una volta, giusto così per provarla, e appunto non sembra così chiara. Vedremo poi come si comporterà provandola più e più volte. Fatemi sapere se avete provato qualunque cosa di quello che vi ho mostrato. Lo so, sono tanti prodotti, ma vi assicuro che non li ho, cioè che li ho collezionati nel giro di mesi e mesi. La maggior parte di questi prodotti sono intonsi, quindi non li ho mai aperti perché volevo aspettare di parlarvene in un blog, in un video. E quindi questi erano tutti i miei acquisti. Spero di avervi tenuto compagnia in questi minuti e grazie ancora, grazie tante di essere passati qui sul mio canale. Se vi va, lasciatemi un commento, un pollice in su, e ovviamente se vi va iscrivetevi al canale perché a me farebbe un sacco piacere. Io vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!